Mai smettere di studiare ed aggiornarsi è una verità che non tutti si vogliono sentire dire. Io amo il 3D anche perché il 3D ti permette di confrontarti, dico il 3D, ma in realtà parlo della computer grafica in generale, di confrontarti giorno dopo giorno su una nuova tipologia. Oggi si modella usando il mouse e la tavoletta grafica, magari domani modelleremo battendo la testa sopra la tastiera, ok? Se io invece rimango indietro, non mi aggiorno, non studio, rischio di rimanere a 10-15 anni fa e quindi rischio di non crescere. Non crescendo, rischio di non essere aggiornato. Non essere aggiornato vuol dire che io divento obsoleto. Quando divento obsoleto, le persone non mi vogliono, oppure avrò una certa cerchia di clienti che è limitata, che non sono tanti rispetto a quelli che potrei realmente avere, ok? Quindi bisogna cercare di capire anche quali sono gli studi che dobbiamo fare, gli studi che dobbiamo comunque aggiornarci. Poi possiamo, per cultura nostra personale, e questo aiuta tantissimo, io lo vedo su di me perché io sono una persona curiosa in generale, quindi se posso su alcune cose indago parecchio. A volte conoscere qualcosa di più, anche in maniera generale, generica, dei luoghi, dell'arte, del qualsiasi argomento, ti permette di entrare in una luce diversa, una luce diversa rispetto magari ai clienti. Non bisogna avere quella strafottenza, quella arroganza, di quella maleducazione di voler sembrare dei tuttologhi, ok? A volte ho fatto più bella figura dicendo non lo so, non è una cosa che conosco, la studierò, proprio dicendo così, rispetto che a sparare a zero sparare così delle frottole senza conoscere l'argomento. Secondo me invece aiuta tantissimo, quindi per esempio, magari studiare perché una sedia, ma mettiamo caso che noi dobbiamo andarci a proporre a un'azienda che produce sedie, e magari questa azienda produce ancora con un determinato legno, ok? Magari conoscere la storia di quel legno, conoscere che quel legno ha una determinata caratteristica particolare che permette alla schiena di non subire determinati dolori che magari l'età ci porta ad avere, magari è un fattore che potrebbe risultare brillante agli occhi del cliente. E quindi questo può essere qualcosa in più. Oppure mettiamo caso che stiamo parlando con un possibile cliente di un qualcosa, un qualsiasi argomento, viene fuori un argomento del quale noi siamo maestri o comunque siamo molto formati. Per esempio, mettiamo caso che lui ci racconti, perché ci può essere, ci deve essere, ci può stare, che magari il cliente ci racconti le sue vacanze che ha fatto a Parigi e ci racconti che lui è andato al Louvre. E allora magari in quel momento vi viene fuori, che potrebbe anche essere che a lui il Louvre gli è rimasto sullo stomaco, però vi può venire fuori che magari c'è una determinata opera fatta da un determinato artista in un determinato periodo e quindi potete raccontargli questi aspetti oppure raccontargli e dirgli che è il museo più grande che abbiamo in Europa con 7.000 metri quadri. E la sua struttura è molto particolare per il livello architettonico fatto negli anni X. Sono dei piccoli aspetti che vi fanno risaltare perché spesso, poi dipende da cliente a cliente, quando io l'ho sempre, questa è anche una mia concezione personale, quando il cliente vede che voi siete così smart, siete così brillanti, non siete dei tecnici e basta, allora si comporta in maniera diversa. Allora avete la possibilità di avere un pezzettino di più rispetto che a non avere nulla. E una volta eravamo in una riunione
E a un certo punto io, prima di venire via, ho detto: ah, complimenti, molto bella la pochette di questo brand che ha. Vedo che è della collezione nuova. Ed è stato un qualcosa che innanzitutto ha fatto arrossire questo mega manager, super donna, super Wonder Woman, che era rigidissima durante la riunione. E ha detto: ah, ma anche lei si intende di eh sì, perché questo. E quindi c'è stato un dialogo, si è aperto un dialogo che ci ha permesso poi dopo di poter avere il lavoro. Ora, non è che uno ottiene i lavori così, però di avere magari un occhio di riguardo in più, perché magari siamo persone un pochino più elastiche, rispetto al tecnico che arrivava lì e diceva: no, per noi fare la struttura mettiamo questo, 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 poi prendiamo il software, ed era chiuso nel suo mondo, ok? Quindi a volte conoscere anche di altre cose permette di aprire delle strade.